Come la musica può far dimenticare scenari tristi e tragici come quelli della guerra in Ucraina? Sempre la vita umana, dico io, la musica, non solo classica, la musica, tutta la musica, ha aiutato molto la gente per olvidare, se io posso dire nella lingua italiana, olvidare cose che è triste il mondo. Noi possiamo fare i bei concerti, la musica che possiamo e tutto che possiamo fare, no, non entriamo in politica, ne possiamo controllare che passa in questo mondo. Abbastanza difficile, sempre difficile, no? Non solo oggi. Da qui a Chieti può partire una nuova vita, una nuova speranza per questi ragazzi. Sì, questo certo che possiamo un chance per stare qui a Chieti, una città bellissima, la zona Abruzzo, fantastico, e con questo teatro de Dio che possiamo fare concerti qui, possiamo anche fare le registrazioni, i dischi, il video, è un chance fantastico per noi. Come collaborerete? L'orchestra è un'orchestra da camera, i Virtuosi di Kiev, sono circa 20 elementi. E loro sono qui sul territorio naturalmente per spendersi, per il nostro territorio naturalmente per donare arte e cultura, ma anche per concerti di solidarietà a favore dei rifugiati, diciamo per creare umanità, per creare un sentimento di forte umanità, unione e condivisione. Sappiamo che alcuni di questi componenti sono stati sottratti proprio alla guerra. Come no? Infatti siamo riusciti a far venire prima le donne e poi c'è stato il lavoro un po' più difficile per far venire gli uomini che avrebbero, in caso contrario, in caso non fossimo riusciti a farli venire in Italia, sarebbero dovuti partire per il fronte. Quindi abbiamo avuto due risultati, quello culturale e quello umanitario. Indubbiamente il Teatro Marrucino si conferma un punto di riferimento anche per quanto riguarda il proprio prestigio, perché se su tante realtà teatrali e culturali è stata scelta la città di Chieti da parte, a seguito del nostro appello e del nostro invito, ma da parte dell'orchestra e del governo ucraino è stato recepito positivamente questo invito e soprattutto merito del nostro teatro, e quindi insomma si riconferma sempre un punto di riferimento autorevole a livello nazionale per quanto riguarda la cultura e per quanto riguarda la musica.